Una buona serata e bentornati a Diario Sera. L'Italia sta allentando la maggior parte delle restrizioni, pur mantenendo ovviamente le rigorose misure di sicurezza per ogni attività sociale. Lo ha detto il Premier Conte all'Assemblea Mondiale della Salute. L'Italia è stato uno dei primi paesi colpiti da questa pandemia. Dopo 2 mesi i dati epidemiologici sono incoraggianti e confermano che gli sforzi e i sacrifici collettivi hanno dato i loro frutti. Intanto, per la Confcommercio, oltre il 90% dei negozi di abbigliamento ha riaperto in sicurezza. Riprende ossigeno la ristorazione, ma l'avvio è lento e non manca anche qualche caso limite, soprattutto in Veneto, dove il governatore Zaia avverte: non ho nulla contro le feste, ma i divieti di assembramento sì, e se si ripeteranno ancora, torneremo a chiudere la regione. La Spagna ha abrogato il divieto di ingresso nel paese per quanto concerne i voli e le navi provenienti dall'Italia. La decisione è stata presa dal Ministero dei Trasporti iberico, questa comunque in vigore per tutti gli stranieri in arrivo in Spagna. L'obbligo di quarantena di 2 settimane, imposto la settimana scorsa da Madrid, il governo manterrà la quarantena fino a quando durerà lo stato di emergenza. Occupiamoci adesso del presidio delle edizioni paoline a Foggia, partita una petizione online per cercare di far riaprire uno storico presidio letterario e religioso. Il servizio Nel giorno delle è partita nei riaperture, la giorni nota più scorsi una triste è la importante riapertura di mobilitazione Foggia. con tanto di Parliamo petizioni della online cessazione a di Foggia attività per della cercare di storica libreria salvare delle la Paoline in libreria piazza religiosa 25. Paolini di Foggia, Per che ha sei chiuso nei decenni giorni la scorsi libreria per del cessata Cuore, attività. ubicata nel La Palazzo notizia Piazzale è circolata 700, dalla web e ha ospitoiere a trovato Napoli, conferma è in un stata un cartello punto di che riferimento compare per al di un là nuovo della attacco Sala fascista Cinesca, la passata dello quando storico aprì presidio negli anni culturale e 60. religioso. Viveva di La fronte alla casa biblioteca editrice Paolini è provinciale, di allora proprietà situata al piano della terra via del Società Palazzo della Figlie di Corona San Paolo, e poi conosciute come trasferita sulla Suore piazza del Popolo Pauline, dell'Edificio. una In oltre mezzo petizione con secolo, l'attendente locale della tanto libreria di ha rappresentato lettera un supporto inviata al insostituibile, non Ministero solo per il degli Affari catechisto, ma Culturali per e tutti del coloro che Turismo volevano Franceschini vivere da sul parte piano di Laura culturale delle Venuta, liturgie che di dice fede, tra l'altro ma la anche chiusura per di una quanti volevano libreria non è approfondire mai un tematiche buonsegno di e chiude rilevante sì alla interesse sapere e teologico, alla crescita culturale, personale di una comunità socio-economico. e una Lo sforzo dei privazione di gestori di un immani capitale dimensioni coraggioso anche con per le attacchi di giovani pranzo a generazioni. mezzogiorno In è pratica una diventata una via catastrofe pur d'arrivo culturale. fino Mimmo alla Sera, decisione speciale finale. News Web 24. Dispiace dirlo. A marzo di quest'anno l'Istat stima che l'indice destagionalizzato nella produzione delle costruzioni è sceso drasticamente del 36,2%. Nel primo trimestre la produzione ha segnato un calo del meno 6,9%. Dunque tutta una condizione di cali, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario è calato del 35,4% anche in seguito all'emergenza coronavirus. Il crollo è davvero senza precedenti. Per quanto concerne invece l'economia, è stata una giornata caratterizzata dal segno negativo per le borse, soprattutto caratterizzate dalle forti tensioni tra Cina e Stati Uniti in merito alla vicenda legata a un'inchiesta indipendente dell'Organizzazione Mondiale della Salute che sarà di fatto attuata. Milano ha chiuso in negativo. Dunque l'emergenza coronavirus si è entrati nella fase 2 e c'è anche chi è tornato a bere nei bar italiani e anche a respirare il clima del caffè dopo molto tempo. Saverio Serlenga. La macchina del caffè di nuovo a pieni giri, da oggi ok al caffè al banco dopo oltre 2 mesi di stop, ma con le dovute precauzioni, rispettare la distanza di almeno 1 metro rispetto agli altri clienti. Finalmente si torna al bar a prendere un buon caffè. Finalmente sì, dopo tanto tempo, si ricomincia. Com'è questo caffè che ritorna a gustare dopo tanto tempo al banco? È un piacere particolare. Di speranza di ricominciare questo percorso che avevamo lasciato un po' di tempo fa. Speriamo bene. Che sensazione ha avuto oggi? È bella e nello stesso tempo un po' preoccupata per quello che dovevano essere le distanze, l'accortezza, ma è giusto che sia così. Gli operatori dovranno avere sempre la mascherina e i guanti e per i pagamenti è preferibile il POS alla moneta. Per molti di loro il ritorno dietro al bancone è stato a dir poco emozionante. Finalmente si torna, tra virgolette, alla normalità.
Sì, per me infatti oggi sembra proprio come il primo giorno di scuola. Mi auguro soprattutto di tornare presto a quella che è la normalità, perché veramente è stato un periodo veramente difficile. Ed è tutto per questa edizione di Diario Sera. Vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Le notizie le troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. La prossima edizione del nostro giornale, come sempre, domani con Diario Mattina. Vi lasciamo alle previsioni del tempo con Adriano Cotugno di RA News. Buon proseguimento di serata a tutti. A mercoledì 20 maggio, quando nuovamente migliora la situazione durante la mattinata, ma sarà un miglioramento temporaneo perché nel corso delle ore pomeridiane e serali ecco nuovamente l'arrivo dell'instabilità. Questa volta instabilità più accesa rispetto a martedì, temporali che colpiranno dapprima il foggiano, poi il barlettano, nord-barese e fenomeni che si spingeranno anche sulle Murge, sull'arco ionico Tarantino. Verranno meno coinvolte le coste centrali e meridionali adriatiche ed il Leccese, dove avremo nuvolosità diffusa ma poche possibilità di pioggia. Si tratta comunque di temporali, quindi non si esclude comunque l'isolata possibilità di formazione di qualche isolata cella temporalesca. Le temperature saranno in deciso calo nella giornata di mercoledì.